Forte il messaggio di Raffaele Cantone, che non è voluto mancare all'inaugurazione del bene confiscato alla camorra, prima di tutto in riferimento all'occasione persa del Tribunale. Grazie all'insipienza di una parte della classe dirigente del nostro Paese, semmai si può dire che sia stata una classe dirigente in questo Paese, grazie alla scelta miope di chi pensava che è meglio il Tribunale non metterselo nel Paese, perché i nemici in casa non si portano. Poi alla camorra che spadroneggerebbe ancora. E credo che continui per certi versi a farla ancora da padrona, che questa città aveva il controllo ferreo del sistema economico, inutile che ci nascondiamo dietro al dito, è la verità, basterebbe vedere, e i giulianesi sanno bene, senza bisogno delle indagini, chi sono i proprietari di molte attività commerciali, chi sono i proprietari di molte attività imprenditoriali. Non c'è bisogno delle indagini della Guardia di Finanza per sapere queste cose. Sul commissariamento del Comune invece dice: le commissioni diciamo, nominate dopo lo scioglimento dei consigli comunali purtroppo non hanno dato le speranze quasi mai, o sono state le occasioni quasi mai per ripartire. Spesso sono considerate, anche con l'impegno massimo che mettono i commissari, una parentesi tra il prima e il dopo, per riprendere come se tutto più o meno fosse come prima. Poi il riferimento alla relazione, nella quale ci sarebbero molte più cose di quelle che si sanno attualmente. Certo, tutti avremmo voluto poter leggere a 360 gradi la relazione che ancora oggi nessuno conosce davvero, per capire il livello di infiltrazione all'interno di questo comune. E poi l'accusa contro il silenzio di alcune persone. È un silenzio che vale a tutti gli effetti come una complicità. Solo quando ci libereremo da questa complicità nei fatti, nei comportamenti e nelle omissioni, come direbbero i sacerdoti, solo quando ci libereremo da queste complicità, anche omissive, daremo davvero la possibilità di svoltare. E questo, ci lasciate questo piccolo segno, che per noi è molto importante. Grazie.